Per la quarta giornata del campionato Under 17 d'Elite si affrontano Grifone, Monteverde e Tor di Quinto. Subito in avanti il Tor di Quinto al 16esimo, azione sulla corsia di sinistra con il cross di Paolini per Trubiani che non arriva all'impatto con il pallone. Ancora Tor di Quinto al 19esimo ed arriva il gol del vantaggio, azione Caparbia con il pallone che arriva ancora Calvigioni, il tiro con il sinistro che trova l'angolino. Alla sinistra dell'estremo difensore Pentangelo del Grifone Monteverde, palla in rete e gol del vantaggio del Tor di Quinto che così al 19esimo della prima frazione di gioco si porta sul risultato di 1-0 con la rete messa a segno da Calvigioni che va a ricevere anche l'applauso da parte della panchina. Prova a reagire il Grifone Monteverde, qui ci prova dalla distanza con zona, nessun problema per giudice che blocca centralmente. Poi ancora Grifone Monteverde nel finale del primo tempo, qui sui sviluppi di un calcio piazzato. Con l'immagine andiamo alla ripresa, in avvio Tor di Quinto pericoloso con Paroletti, palla alta sopra la traversa. Poi ancora il Tor di Quinto con il pallone che arriva Svidercowski, prova il tiro di destro, palla direttamente sul fondo. Occasione per il Grifone Monteverde, sempre in apertura, il cross della corsia di sinistra, la girata al volo da parte del numero 9 Tataranni, palla alta sopra la traversa, poi ancora il Grifone Monteverde, azione insistita qui da parte del numero 11 Zona con il pallone messo al centro, poi arriva ancora la sfera al numero 16 De Puntis che alza troppo la mira, nulla di fatto. All'ottavo del secondo tempo arriva il gol del raddoppio del Tor di Quinto sui sviluppi di un calcio d'angolo. La rete messa a segno da Paroletti, il numero 8 del Tor di Quinto e capitano che arriva sul secondo palo e mette in rete il gol del 2-0 del Tor di Quinto che colpisce così nel momento migliore del Grifone Monteverde. Poi ancora Tor di Quinto qui pericoloso con Thiam, fa tutto bene, poi però arriva l'uscita da parte di Pentangelo che blocca il pallone in due tempi. Il Grifone Monteverde è bravo però a restare in partita qui in zona, il lancio in avanti per Tataranni che scatta sul filo del fuoritorno e poi con il destro mette in rete il gol del 2-1, partita riaperta dal Grifone Monteverde, il Tor di Quinto però al 15esimo trova il gol del 3-1 con Paroletti, tiro cross insidioso, beffato Pentangelo e palla in rete per il gol del 3-1 con il Tor di Quinto che riporta così a 2. Le reti di scarto, un minuto più tardi, la mazzata per il Grifone Monteverde che resta in 10 uomini, c'è un fallo, un giocatore del Tor di Quinto calcia via il pallone, le proteste da parte di Morano, arriva il primo giallo del direttore di gara che mostra il cartellino al numero 4 del Grifone Monteverde, passano 10 secondi, arriva anche il secondo giallo con la conseguente espulsione, decisamente affrettata qui la decisione da parte del direttore di gara che fa restare così il Grifone Monteverde in 10 uomini. Formazione mista Radi prova comunque il tutto per tutto. Qui azione insistita da parte di Zona. Poi il pallone arriva a Tataranni che alza troppo la mira. Nulla di fatto. Ancora Grifone Monteverde pericoloso. Sempre con il numero 9. Qui fa tutto bene. Si gira poi con il destro. Calcia però centralmente. Nessun problema per il giudice che para a terra. Nel finale al 33esimo. Azione ancora del Tor di Quinto, si salva il Grifone Monteverde, poi il pallone arriva a Trubiani che colpisce l'incrocio dei pali, la sfera però torna sui piedi di Thiam, con un gioco di gambe si beffa del suo diretto avversario e mette in rete il gol del 4-1, arriva quindi il poker del Tor di Quinto e nel finale con Santilli va vicino anche alla quinta marcatura, però l'estremo difensore del padrone di casa a mettere in calcio d'angolo e questa è l'ultima emozione delle match prima del triplice fischio finale con il Tor di Quinto che batte il Grifone per 4-1.